nonostante mi sembrava che lui non avesse completato completamente la rotazione, e c'è solo una detrazione di 1,50 punti. I passi a livello 4, la spirale a livello 4, la trottola combinata a livello 4, credo che questo sarà un buon programma difficile Da da battere. battere, sarà sicuramente nei primi 10. Ingresso in pista alla Megasport Arena di Mosca per Stina Martini e Sivering Kiefer, la coppia austriaca. Sono il loro esordio mondiale. Pattinano insieme dal 2009, sono i campioni proprio austriaci. Li abbiamo visti agli europei dove hanno ottenuto un 15° posto. Hanno partecipato ai campionati mondiali junior chiudendo in 16ª posizione. La musica del film di Ennio Morricone, C'era una volta il Messico. Doppio twist, qualche difficoltà nell'arrivo. Triplo salto lanciato, ma su due piedi l'arrivo. Nina Martini, Siverin Kiefer. Allora, volevo sapere subito il commento di Franca Bianconi su questa coppia. Beh, naturalmente si è visto il grande salto di qualità dalla Dopo aver coppia visto la Duhamel precedente, Radford. esatto. Del resto Duhamel Radford, un po' per il discorso come abbiamo fatto prima negli uomini, scendevano così presto per una questione di ranking non ancora alto per via delle poche competizioni che hanno fatto insieme. Che partiranno insieme dalla primavera del 2010, quindi davvero Esatto. la loro prima stagione. Però sono due atleti sicuramente da tenere d'occhio perché potrebbero ricoprire posti alti di classifica sicuramente. Qui invece due giovani ragazzi, tant'è che hanno partecipato al Mondiale Junior, come hai giustamente detto. Mondiale Junior a me piace ricordare dove quest'anno storicamente i nostri ragazzi Carolina Gillespie e Luca De Matteo sono riusciti a conquistare il decimo posto. Erano felicissimi. Esatto, erano felicissimi perché è un posto veramente, non ci siamo mai arrivati a Mondiale Junior in questo posto così ambito, che darebbe addirittura la possibilità a due coppie junior di partecipare l'anno prossimo. Non potranno essere Luca e Carolina perché ormai vanno nell'età dei Passeranno senior, senior. ma potrebbero essere altre due coppie junior.
in Italia e chissà che qualcuno non si faccia avanti e non si riesca veramente a costruire anche di nuovo una squadra junior. E per una nazione come la nostra, che non ha tradizione nelle coppie d'artistico, comincia veramente a poter dire la sua, insomma, anche in questo settore. Beh, questo l'abbiamo visto anche proprio con la coppia che tu alleni all'Europeo, perché è una coppia così giovane, nuova, Stefania e Ondra, che hanno ottenuto quel quinto posto importantissimo all'Europeo. Sì, infatti anche loro in Europa veramente si sono imposti subito alla loro prima uscita, e quindi diciamo che abbiamo le carte in regola, almeno in Europa per il momento, per riuscire ad avere buoni piazzamenti. E poi nella Junior anche loro, primo anno, prima uscita, un ottimo risultato. Allora aspettiamo proprio il punteggio di Stina Martini e Siverin Kiefer, poi aspetto indicazioni della regia se andare subito in pubblicità, perché questo è l'ultima coppia prima del warm up per il gruppo successivo. Ed ecco il punteggio che loro hanno ricevuto, e sono 35-34, 20-79 per il tecnico Elements, i program components 40-55. Franca. Si va avanti da qui, questo è un contenuto tecnico molto più basso rispetto a prima, abbiamo il doppio Lutz twist al posto del triplo, abbiamo la spirale solamente di livello 1, la trottola è comunque di livello 4, però il GOI è negativo perché ha un meno 0,21, il doppio flip anche lì c'è stato un piccolo errore, e infine la sequenza di passi a livello 3 è buona, ma anche qui c'è stata una piccola sbavatura.